La storia che vogliamo raccontarvi parte da lontano, e più precisamente da Canal, un villaggio del sud del Sudan, per arrivare dritta al cuore del mondo del calcio e di Fondazione Milan. Lo sguardo di un fotografo chiamato a testimoniare per lavoro le terribili conseguenze dell'alluvione che ha colpito il paese si imbatte in un bambino che evade dai problemi di un'esistenza difficile divertendosi a calciare un pallone. Addosso ha una seconda pelle rossonera, piena di tagli e di squarci ricuciti a mano grazie all'aiuto della madre. Quella maglietta, tanto rovinata quanto pregna di storie e significato, diventerà l'oggetto dei desideri di chi vorrà renderla nota al mondo come simbolo di lotta, passione e sopravvivenza. This particular village was trapped in water from both sides, and in the middle there was a small playground, and in the playground there was a boy in a Milan jersey playing football, and his jersey was completely destroyed. And I talked to him because I'm a big AC Milan fan myself, and he showed me the jersey and how he, every time it broke or was torn apart, he stitched it, and he taught himself how to do that. So he did it in many, many places, and I said, I need to have that jersey, and if I give you a new football jersey and some money, can I buy this? And he immediately thought I was crazy. Le cicatrici di una passione e di un amore oltre ogni difficoltà si trasformano in forma d'arte, in una vera e propria lezione di vita. Una maglia stracciata diventa così una storia da raccontare, prima attraverso un post Instagram, poi entrando in contatto con Fondazione Milan, che una volta ricevuta la maglia decide di sostenere con un progetto sociale insieme ad UNICEF tutte le popolazioni colpite dall'alluvione. For me, immediately when I saw the jersey, it became a piece of art. And that is for me what this is. This is about life. It's about survival. It's about the love of football and actually trying to keep something that he was cherishing very, very much alive. So for me, it immediately became an art piece. And I knew that once I got back home, I would try to tell this story as good as I possibly can, just to tell people around the world that football is a big thing, many places in the world, not just in our part of the world. In mezzo a memorie e trofei, dunque, all'interno del Museo Mondo Milan ci sarà spazio anche per un nuovo esempio di sport for change. L'universo dello sport dimostra di poter essere ancora una volta un'ancora di salvezza in situazioni complesse, oltre che un mezzo utile ad aiutare tante persone bisognose, con l'impegno di Fondazione Milan, sempre, costantemente, in prima linea. I'm very, very honored that AC Milan is stepping into this just as well as with Black Lives Matter, but also having a foundation that goes way beyond football, but also shows a big responsibility in terms of what is happening in the world.